diciamo la verità, quando dipingo, dipingo molto con forza e decisione, e questo quadro mi rappresenta proprio perché abbiamo avuto tempo 2 o 3 ore per farlo. E però usando il phone e dei trick che abbiamo adottato sono riuscito a rendere lo stesso il messaggio e diciamo così sono felice perché vedo che ha forza, vigore e sono felice di stare in Monte Carlo. Innanzitutto rappresenta un po' quello che sto vivendo in Monte Carlo. È una bella avventura, anche i colori rappresentano un po' questa felicità che di getto, di forza, questa cosa che vuole uscire e dare un messaggio in qualche modo anche magari a della gente che magari non incontro tutti i giorni. E dunque diciamo questo forte messaggio che vuole arrivare con questi colori molto appariscenti. Yes. Praticamente io grazie alla religione sono riuscito a superare degli ostacoli. Credo che la meditazione un po' salvi le anime un po' inquiete delle persone. È diciamo un rivolgersi a qualcuno per aiutarsi nello stesso tempo. Comunque le scritte le faccio anche comunque perché arrivo dal writing. Ho fatto 10 anni di writing, graffiti e praticamente diciamo questo passaggio è scrivere come una cosa che adesso faccio su tela. È bella perché è innovativa la street art, il writing, questo linguaggio metropolitano che viene scostato dalle persone perché pensano che sia vandalismo, però visto in un'altra chiave invece è bellezza, ricchezza e qualcosa di nuovo. È un grido che bene o male tutti i giovani hanno, però non lo riescono a esprimere, e grazie alla pittura io riesco a vedere le cose e a riportarle. Poi non so se riesco a comunicarlo, però guardandolo riesco a far capire che c'è qualcosa di un'inquietudine, qualcosa di forte che vuole
trasparire agli occhi di chi guarda.